il consigliere del gruppo Amotè, ma segretario provinciale del Partito di Azione, ha votato con la maggioranza, ha votato per la mozione, a favore della mozione presentata dal PD che va contro il disegno di legge, il provvedimento nazionale sull'autonomia differenziata. Perché? Cosa non va di questa autonomia differenziata? Così come è stata presentata dal governo, è devastante per il Mezzogiorno. Io sono teramano, sono abruzzese, l'Abruzzo è una regione del Mezzogiorno. Il rischio di questo disegno di legge è quello di far 20 regioni a statuto speciale. Non si può dare autonomia sull'istruzione, non si può dare autonomia sulle politiche sul lavoro. Non si può dare, dopo quello che è successo con il Covid, ulteriore autonomia in campo sanitario alle regioni e soprattutto una riforma di questo calibro deve essere discussa in Parlamento, non può essere un dialogo tra governo e regioni, deve essere parlamentarizzata una cosa del genere. E io auspico che tutte le forze politiche, lo dicevo ai miei compagni di opposizione, Lega e Fratelli d'Italia, abbiano a cuore l'interezza del Paese, che questa autonomia non sia una forma di secessione mascherata. Questo è il rischio. L'argomento è politico, l'argomento è anche etico, secondo il mio punto di vista.